Allora Claudio, io vorrei partire dall'inizio, da quelle prime esperienze del Teatro dell'Elfo insieme a Paolo Rossi e Gabriele Salvatore. Se chiudi gli occhi e pensi a quel periodo, cosa ti viene in mente? Qualche capello in più, pochi, pochi, perché già ero stempiato allora, più che stempiato. Un grande gruppo, una grande voglia di farcela, di esserci, anche, lo dico tra virgolette, sgomitando tra di noi, no? Beh, uno spettacolo, ne facciamo tanti insieme, però uno fu emblematico, che era Comedians, appunto, dove poi raccontava la nostra storia. Era una scuola per comici, per aspiranti comici, gente che ordinary people, gente normale, faceva altri lavori, che avrebbe però voluto fare il comico. E dentro quel era un testo di Trevor Griffiths, un testo teatrale importante, e noi lo stravolgemmo un po' a modo nostro, e dentro questo c'era teatro nel teatro, perché dentro quello spettacolo c'era un numero che facevamo, eravamo in sei noi, no? Hai citato Paolo Rossi, c'era Antonio Cattagna, Gigio Alberti, Silvio Orlando, Renato Sarti, Bebo Storti, insomma ognuno di noi aveva il proprio numero che doveva, e lì quando parlavo di sgomitare era proprio la nostra, però sgomitare in senso positivo, tipo te ne dico una sola a livello quantitativo per farti capire, con Gabriele Salvatore, che si mette la regia, la sua, le mani nei capelli, pochi anche lui ne aveva, ma fa niente, tipo che quella dimensione di quello spettacolo nello spettacolo, essendo in sei, avevamo ognuno 5 minuti a testa, no? Che quindi diventava un quarto d'ora, giusto? No, 30 minuti, no, 5 per 6, 30, mezz'ora. Perché lo spettacolo già era lungo, lo spettacolo, perché poi c'era tutta la parte prima e dopo. Beh, quei 5 minuti ciascuno diventavano 10, 12 ciascuno, quindi quello dopo, tu hai fatto 12, cazzo, faccio. Era una. Non so se hai presente I ragazzi irresistibili, quel testo dove ci sono i due vecchi comici che non vogliono mai, che vogliono sempre avere l'ultima battuta, ecco, è un po' la nostra storia. E proprio a Salvatore sei legato una parte importante della tua carriera cinematografica, e quest'anno sono i 30 anni dall'uscita di Mediterraneo, un film che è stato importantissimo per il cinema italiano. Che atmosfera c'era sul set? E anche lì era figlia di quello che di Comedians, di quel periodo lì. In aggiunta c'erano attori di cinema e di cabaret. Diego Batantuono in primis, Claudio Bigagli, quindi Giuseppe Cederna, gente che non solo del nostro gruppetto milanese, anche se Diego poi era il nostro papà, zio, fratello maggiore, chiamalo come vuoi. E quindi Gabriele ha avuto la lungimiranza, l'intelligenza il suo gruppo storico era quello teatrale dell'Elfo, quindi quelli che ti ho detto prima, e lui ha aggiunto come ingredienti anche appunto la Bigaglia, Cederna, Badantuono, che quindi hanno dato dei sapori anche diversi di recitazione, di tonalità, però ci siamo armonizzati da subito, e misto tra la sceneggiatura bellissima di Monteleone, già bella, precisa, forte, però poi con grandi improvvisazioni nostre, divertimento. Adesso non c'è tempo, ma ci sono degli aneddoti infiniti su cosa abbiamo aggiunto in quel film. Nella tua carriera c'è un film al quale sei legato e che pensi che avrebbe meritato di più? Perché io, guardando la tua carriera cinematografica, ho un film al quale sono particolarmente legata. Vediamo se è lo stesso? Vediamo. Si può fare? Si può fare. Ho adorato quel film. Anch'io. Meraviglioso. Anch'io. Beh, adesso che sono passati degli anni posso dirti che, a parte come è andato in Italia, che appunto era, a parte me, ma anche io, no, ma non a parte me, compreso me, eravamo tutti abbastanza sconosciuti, cioè gli altri, soprattutto i tra virgolette matti, erano tutti abbastanza sconosciuti, al punto che qualcuno pensava fossero matti veri, invece sono degli attori stupendi. Straordinari, no? È vero. Io ero il più attore degli altri, ma giusto perché ho fatto Mediterraneo, un paio di occasioni precedenti, ma insomma anch'io non ero così famoso, per cui il film non ebbe al botteghino italiano, al box office, non ebbe quel successo che forse meritava. Ha avuto un'occasione bellissima, che vabbè, questo è il piccolo rammarico, so da voce eccetera che a lungo, non so chi è che decide il candidato agli Oscar, non so. Credo che ci siano le candidature che partono dalle distribuzioni, ma non sono. Però poi decide, c'è un comitato, insomma, e so che in quel comitato, dato che ci fu quella candidatura di quel film, ne discussero a lungo di poter candidare quel film. E secondo me poteva avere, come ha avuto Mediterraneo, è diversissimo, però poteva piacere anche agli americani, all'Academy American Awards, perché è un film divertente, con un tema importante, sociale, recitato benissimo da tra l'altro anche molto teatrale. Assolutamente. Quindi
Non ti dico cosa ho scelto al nome nostro, che non è andato neanche nella cinquina, quindi pazienza. Faccio un'ultimissima domanda: qual è il tuo primo ricordo cinematografico? Da spettatore? Sì. Ah, da spettatore mio nonno da bambino mi portava al cinema a vedere Jerry Lewis, Picchiatello, sai, tutte quelle ho dei ricordi, e Louis de Funès, quindi a livello di comicità, perché poi sono commedie, eccetera, per me Jerry Lewis e Louis de Funès sono dei modelli. Grazie mille per il tuo tempo, Grazie a te. grazie.